Qua anche con Giuseppe Gemiti, e allora anche con lui andiamo ad analizzare questa partita, una partita che diciamo si stava incanalando sui fili dell'equilibrio, poi è arrivato quel gol su palla inattiva con un'uscita di Mazzoli che è carambolata addosso a un paio di nostri, insomma una situazione un po' fantozziana che ci ha portato allo svantaggio, e poi da lì un po' vi è crollato un po' il mondo addosso, perché fino a quel punto forse il colpo l'avevi retto abbastanza, Beppe. Sì, penso che fino a quel punto lì sia stata una partita equilibrata, abbiamo giocato entrambe le squadre, abbiamo tenuto bene il campo, quindi c'era molto equilibrio, e dopo purtroppo noi magari il primo errore che facciamo, la prima distrazione, così subiamo gol, è un momento così purtroppo, e dopo lì dopo abbiamo perso un po' di equilibrio, cercare di recuperare la partita, e abbiamo subito dopo anche 2-0. Senti, ogni tanto si ha l'impressione che manchi un po' la convinzione in voi stessi, cioè che andate un po' timorosi in campo della serie, ci sta andando tutto male e quindi vi portate ancora più sfortuna addosso rispetto invece alla possibilità di reagire, alla consapevolezza invece che poi in fondo non siamo gli ultimi arrivati. No, ma in campo si va comunque convinti, si va convinti di poter fare risultato, e è chiaro che è un momento, come ho detto prima, un po' così, no? E dopo magari qualche pensiero dopo in più ce l'ha in testa, però penso che comunque si va convinti in partita e cerchiamo di dare il massimo e di impegnarci al massimo. Purtroppo in questo momento non sta bastando e dobbiamo fare ancora di più. Senti, senza parlare di allenatori, adesso avete un po', come dire, una domanda grossa. E tu del resto non è che abbia giocato tutte le partite, quindi non sei, diciamo così, direttamente coinvolto, però insomma forse possiamo dire, no? C'è un vecchio detto che dice andava meglio quando andava peggio, cioè della serie che ad inizio campionato giocavamo con un altro modulo, magari beccavamo anche diversi gol, però ne facevamo parecchi, o anche se non ne facevamo, come dire, facevamo un po' bau bau alla difesa avversaria. Adesso nelle ultime partite con questo nuovo modulo mi sembra che insomma i brividi al portiere avversario non li facciamo mai venire, quindi torno al discorso iniziale, andava forse meglio quando andava peggio? Ma non si sa, cioè non è che abbiamo la controprova da dire, sì, in questo momento non stiamo segnando molto, però ti dico, è un momento così. Io penso anche con la Ternana abbiamo fatto 3 gol, anche in altre partite col Bari, quelle volte lì si segnava anche con questo modulo qui, quindi non penso che sia una questione di modulo. Come ti ho detto, è un momento così, che magari dico anche sul colpo di destra di Galabino, palla interno, portiere fuori. È un momento così, no? Perché io penso, se magari un mesetto fa era gol quello lì. Non penso che sia una questione di modulo, bisogna solo lavorare di più. E quindi crederci fino in fondo, soprattutto questo, perché a questo punto bisogna soltanto crederci e provarci, a questo punto non abbiamo più niente da perdere. No, bisogna credere fino in fondo, bisogna andare al massimo fino in fondo e cercare di fare più punti possibili fino alla fine, dopo vedere dove siamo.